Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ecco, oggi la liturgia ci invita, attraverso il colore bianco, a fare festa per uno dei grandi santi che ha ispirato anche la vita di Francesco d'Assisi. In quel dono di Francesco e del suo mantello al povero, ritroviamo il grande gesto di questo santo, San Martino di Tours, vescovo. Martino rivelò ancora soldato e catecumeno la sua carità evangelica, dando metà del mantello a un povero, assiderato dal freddo. Dopo il battesimo si mise sotto la guida di Sant'Ilario e fondò a Ligugé, presso Poitiers, un monastero, il primo in Occidente. Ordinato sacerdote e vescovo di Tours, si fece apostolo delle popolazioni rurali con l'aiuto dei monaci del grande monastero di Mormotier, vicino Tours. Unì alla comunicazione del Vangelo un'incessante opera di elevazione sociale dei contadini e dei pastori. La sua figura ha fondamentale rilievo nella storia della Chiesa, nella Gallia, in Francia, sotto l'aspetto pastorale, liturgico e monastico. È un santo molto popolare, è il primo confessore, non martire, ad essere venerato con un rito liturgico. La sua deposizione, l'11 novembre, è ricordata dal martiriologio geronimiano. Cari fratelli e sorelle, l'esempio di Martino, che dona la sua vita attraverso questo gesto del mantello, ci ricorda attraverso l'Eucarestia che ogni volta che doniamo la nostra vita agli altri, ecco, realizziamo pienamente la nostra vocazione di essere cristiani e pienamente uomini. E ogni volta che facciamo questo, entriamo nella logica della sapienza che ci allontana dal pericolo dello scandalo, a cui oggi il Vangelo ci invita ad avere gli occhi aperti. E allora, con questa disposizione d'animo, chiediamo al Signore che ci faccia ben comprendere di tutti i nostri limiti, le nostre fragilità e i nostri peccati, mostrandole a Lui e ricevendo in cambio il mantello della sua misericordia che ci copre e ci riabilita come figli di Dio. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai fatto risplendere la tua gloria nella vita e nella morte del vescovo San Martino, rinnova in noi i prodigi della tua grazia, perché né morte né vita ci possano mai separare dal tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura. Dal Libro della Sapienza. Amate la giustizia, voi giudici della terra. Pensate al Signore che bontà d'animo e cercatolo con cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. I ragionamenti distorti separano da Dio, ma la potenza messa alla prova spiazza gli stolti. La sapienza non entra in un'anima che compie il male, né abita in un corpo oppresso dal peccato. Il Santo Spirito che ammaestra fugge ogni inganno, si tiene lontano dai discorsi insensati e viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia. La sapienza è uno spirito che ama l'uomo, e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi, perché Dio è testimone dei suoi sentimenti. Conosce bene i suoi pensieri
e ascolta ogni sua parola. Lo Spirito del Signore riempie la terra e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Guidami, Signore, per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quanto mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me è la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. Guidami, Signore, per una via di eternità. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Guidami, Signore, per una via di eternità. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guidi la tua mano e mi afferra la tua destra. Guidami, Signore, per una via di eternità. Alleluia. Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo «sono pentito», tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: «accresci in noi la fede». Il Signore rispose: «se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe». Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Alleluia. La parola scandalo
fa paura a tutti noi. Chi vorrebbe vivere uno scandalo? Accendendo la TV, nei vari programmi di intrattenimento, ecco, si parla spesso di questi scandali, ma non è in questo senso che va inteso lo scandalo di cui fa cenno la pagina del Vangelo di oggi. La parola scandalo significa pietra d'inciampo. Possiamo essere di scandalo anche semplicemente con il nostro orgoglio, con la nostra testardaggine, con il nostro opporci, rifiutare anche il perdono a un fratello e quindi diventare ostacolo, muro, impedimento alla sua santificazione, al suo avere il cuore in pace e camminare davvero in questa crescita della fede. Oggi le letture di oggi ci mettono proprio in relazione, ci fanno vedere come la fede e la sapienza di Dio sono in stretta relazione tra di loro. Che cos'è la sapienza? Vedete, nella prima lettura, tratta proprio dal libro della Sapienza, l'autore della Bibbia ci fa vedere come la sapienza di Dio non può abitare in un cuore ostinato a camminare nella via del peccato. Sembra quasi che la sapienza, no, impersonificata, scappi via da un cuore che cammina per le sue vie. E allora vedete, a volte questa pietra d'inciampo, questo scandalo, siamo proprio noi a noi stessi. A volte questa pietra d'inciampo può essere persino il nostro cuore, indurito e ostinato nel camminare nella via del peccato, lontana dal Signore. Quando noi abbiamo questo cuore indurito, quando il nostro cuore è duro come una pietra, e quindi esso stesso pietra d'inciampo, scandalo, la sapienza di Dio non può abitare dentro di noi, Dio non può operare dentro di noi. Allora siamo scandalo a noi stessi. Amate la giustizia, voi giudici della terra, pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con un cuore semplice. Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova. Vedete, a volte anche noi stessi diventiamo di scandalo persino per il Signore, cioè lo mettiamo alla prova, cioè gli mettiamo un ostacolo, gli mettiamo una pietra perché il Signore possa inciampare e non permettergli che lui possa, ecco, avere strada facile per entrare nella nostra vita. Noi pensiamo, quando pensiamo agli scandali, pensiamo a tutto quello che può avvenire nella relazione tra noi e i fratelli. Ma lo scandalo parte prima di tutto da questa nostra relazione che si instaura tra noi e Dio. Il gesto di Martino, che vediamo riproposto nella vita di Francesco, questo donare il suo mantello al povero, significa, ecco, un gesto di grande apertura, un aprire la strada. Due giorni fa abbiamo celebrato, no, questo ricordo avvenuto nell'89 dell'abbattimento del muro di Berlino. Era un ostacolo alla relazione, alla fraternità, alla comunicazione. Laddove gli uomini innalzano dei muri, si crea, ecco, questo impedimento alla relazione. Che cos'è il rifiutare il perdono? Il Signore, ecco, oggi in questo dialogo che lui ha con i suoi discepoli, lui dice: è inevitabile che avvengano gli scandali. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, tu perdonagli. E anche se dovesse avvenire questo peccato contro di te 7 volte, tu 7 volte, e 7 volte viene da te, ti chiede perdono e ti mostra il suo pentimento, tu, ecco, gli perdonerai. Tieni aperta sempre questa strada, togli da te questo scandalo, cioè togli da te questo macigno, questa pietra che impedisce, ecco, la relazione, la comunicazione tra te e lui. E allora, da queste parole di totale apertura, i discepoli si mostrano al Signore disponibili,
ma incapaci di comprendere. E allora, come dei bambini, dicono: Signore, dacci tu il nutrimento, accresci la nostra fede. E allora Gesù gli dice: guardate che se voi aveste fede quanto un granello di senape, voi sareste capaci di dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare. Cioè, dobbiamo stare attenti. Ecco, chiediamo oggi al Signore la vera sapienza del cuore, quella sapienza che viene ad abitare dentro di noi quando siamo capaci di sgomberare la strada da tutti questi scandali, da tutte queste pietre di inciampo. Apriamo questa strada a questa fede che possa crescere dentro di noi, tanto da avere la forza, ecco, di dire ad una pianta: sradicati e vatti a piantare nel mare. La fede allora non deve avere grandi pretese. Un piccolo consiglio, un piccolo segreto oggi da vivere: la nostra fede a volte può gonfiarsi anche di orgoglio. Lontani dall'orgoglio. La fede è pari al più piccolo dei semi, un piccolo seme capace di crescere in un terreno dove noi, ecco, siamo capaci con la nostra semplicità di sradicarlo e di andarlo a piantare nel mare. Il mare rappresenta lo sconfinato amore del Signore. Ecco, la nostra fede non deve mai crescere nel terreno sassoso, appunto pieno di scandali, no, pieno di pietre, che è il nostro cuore, ma deve sempre confidare nel mare sconfinato della misericordia di Dio. Solo quando la nostra fede vive nella relazione di Dio, allora può crescere e può tenersi lontana da quelli che sono i pericoli. Solo così noi saremo e staremo sempre attenti che il nostro atteggiamento possa crescere ben ordinato, solo quando confideremo nell'amore del Signore. Il Vangelo di oggi ci ha insegnato che la preghiera è frutto e alimento della fede. Siamo qui ad invocare il Signore per manifestargli la nostra adesione e attingere da Lui una virtù più robusta. Diciamo insieme: aumenta la nostra fede, Signore. Aumenta la nostra fede, Signore. La sapienza di cui ci ha parlato la prima lettura non è materia di insegnamento umano. Viene dall'alto, perché la sappiamo invocare con umiltà e costanza, disposti a lasciarci poi da essa plasmare, preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. La sapienza vera non può rimanere nascosta. Chi la possiede rimane trasformato, perché tutta la nostra vita sia da essa illuminata fino a renderci sua trasparenza per l'edificazione dei fratelli, preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. Gli scandali sono sempre episodi gravi e detestabili. Quando avvengono in seno alla comunità di fede, diventano ancora più deprecabili, perché li sappiamo evitare e riparare, affinché sul volto della Chiesa risplenda in pienezza lo splendore di Cristo, preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. Nella predicazione di Gesù, il perdono occupa una parte rilevante, perché lo sappiamo chiedere con umiltà e concedere con larghezza, preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. Per i meriti di Cristo, vincitore del peccato e della morte, sia riservato a quanti ci hanno preceduto nell'eternità un destino di gloria, preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. Preghiamo perché il Signore accresca la sapienza del cuore di tanti giovani e possa fortificare la loro fede per ritrovare il coraggio e lo slancio di
proseguire in questa strada che è la chiamata a essere santi, in questa vocazione che può esprimersi anche in una vocazione sacerdotale, religiosa, vita matrimoniale. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, Signore. O Gesù, Salvatore divino, facciamo nostra l'invocazione degli Apostoli. Aumenta in noi la fede a santificazione nostra, e così la Chiesa tutta sia sempre più regno di unità e di santità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli, sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore, questi doni che ti offriamo con gioia, in onore di San Martino, e in mezzo alle vicende liete e tristi della vita, guida i nostri giorni nella tua pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, o Dio onnipotente ed eterno, per Cristo il Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Martino, con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti qui presenti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Immacolata e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Francesco, Chiara, Padre Pio, Martino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio, che
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Signore, che hai nutrito la tua Chiesa con l'Eucaristia, sacramento dell'unità, concedi a noi, tuoi fedeli, di vivere in perfetto accordo con te, perché obbedendo alla tua volontà sull'esempio di San Martino, gustiamo la gioia di essere veramente tuoi, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona e santa giornata a tutti.